piazzare Leonto Vaternier con i Pernizzi, Dominoni, Piloni, Chiumento, Lucon, Palumbo, Albera, Stevani, Minto, Orsi, Renda, Subacchi, Festa, Sacilotto, Tognini e Cazzaro. Sempre prime 9 in semifinale. Angelica Piloni, poi all'esterno l'atleta della Red Black Roller Team, è tornata ad avere un body veramente Red Black e non rosino come quello su pista. Molto bello tra l'altro, ma meno Red Black del solito. Sempre Sara Orsi davanti all'atleta della Paternese Piloni. Poi via via tutte le altre, sono tutte molto vicine. Stanno per imboccare il rettilineo di arrivo, dopodiché al termine del quale suonerà la campana e poi saranno eliminazioni. Attenzione, Asia Renda che si è portata davanti e viene rilanciata l'andatura, la gara si ravviva dopo il suono della campana che annuncia l'eliminazione al prossimo passaggio. Dove vai? Dove vai? Non lo so, tra l'altro spinge anche. Piloni, Renda, Lucon, ma l'ultima atleta che transiterà qui sul traguardo sarà la prima purtroppo ad essere eliminata, ricordiamo solo eliminazioni singole. Deve essere come la coperta di Linus, se non vede nessuno davanti sta tranquilla. 597, 597, eliminata Stevani, 597, Gloria fermarsi, Gloria Stevani, grazie. Altra eliminazione al passaggio, ci sono due atlete leggermente attardate e deve sprintare Chiara Invernizzi per evitare l'eliminazione che sarà anche in questo caso singola ed è eliminazione di meno 5, eliminazione, eliminazione, eliminazione. Angie, Angie, piano, piano! Che è staccata al centro? Magari va tutto bene. Sono 5 km. 372, 372 Invernizzi. Grazie. Le gare di eliminazione sono particolari anche da seguire per chi non fosse addetto ai lavori, specialmente le fasi di qualificazione potrebbero sembrare gare monotone, in realtà non appena il livello si alzerà sono molto spettacolari con il gruppo che si schiaccia sul traguardo con la coda del gruppo che si allarga improvvisamente. Bisogna spesso anche ricorrere al photo finish per identificare l'atleta eliminato. Si parla ovviamente di finali, le partite di qualificazione sono diverse, ma sono necessarie anche per permettere. Due staccate, due! E poi eliminazione, eliminazione.
solo, adesso c'è. 319-319. Grazie. Asia Sacilotto. Si è messa davanti Asia Renda con... Questa è stata sopravanzata nella zona a noi invisibile. Deve essere ancora Angelica Piloni, ma il body della Padernese. Numero 15, prima ammonizione, numero 15, Luco, prima ammonizione. Siamo già pronti per l'eliminazione di meno 3. La prima. 482, 482, fermarsi, grazie. Greta, festa. Era proprio Angelica Pillone, avevamo visto bene i nostri 16 decimi, hanno fatto il loro lavoro. Dovrebbero essere Piloni, Orsi. Forse nelle categorie superiori potrebbe partire qualche fuga interessante su questo percorso, staremo a vedere. Percorso duro con il rettilineo di arrivo in leggera salita e quello opposto in altrettanto leggera discesa. Eliminazione, eliminazione di meno 2. Adesso rischia questo. 306, 306. 306 Giulia. No, 306 Giulia Tognini, fermarsi, grazie. Grazie Giulia, grazie. Al passaggio suonerà la campana per l'ultimo giro, quando sono sempre Angelica Piloni e l'atleta della Savona Inline Greta Lucon ad avvicendarsi in testa al plotone. Al termine di questa batteria ne mancheranno ancora 5. Eliminazione, eliminazione. 213, 2, 1, 3, Asia Renda, ha anche tirato diversi giri da... Di che differenza tra la pista e la strada? La sfortunata atleta dei pattinatori savonesi che è stata eliminata all'ultimo passaggio quando è sempre Sara Rossi. Anche per l'atleta della Red Black Roller Team, tanti metri davanti in questa batteria e il traguardo sarà quello finale. 9 qualificate per le semifinali. Un altro turno prima di andare a lottare per il... Va bene! Nell'arrangiamento. Sofia Paolo Chiumento dice ci sono anch'io e altri.